Infine, con il 1798, Friedrich Schlegel usa il termine romantico, poesia romantica, per indicare la poesia inquieta, drammatica dei moderni, disarmonica anche perché non c'è più l'armonia con il mondo, in contrapposizione con la poesia armonica dei classici. Quindi si definisce così, soprattutto nella cultura tedesca da cui nasce il romanticismo e contemporaneamente poi nasce anche in Inghilterra, sempre alla fine del Settecento, si definisce così la nuova cultura romantica, che è eminentemente anti-illuministica e anti-classicistica.